una perquisizione. Stai fermo, vieni qua. Tutti fermi, fermi, fermi al muro, fermi al muro. Ehi! Fermo al muro, qua, qua. Oh, due dentro subito, dai. Girati, girati, girati. Dario, è andato dietro? I documenti ce l'avete? Eh? No? Madame? Please. Devi stare qua, però. Ti ho detto di stare qua, perché sei andato via? Faccio il muro. Faccio il muro, faccio il muro. Stai così. Non hai niente qua? Permesso di soggiorno, ce l'hai? Dove ce l'hai? Qui ce l'hai, fotocopie. Vestiti di lavoro? Dove stai lavorando? Nei campi? Sono migranti che vengono qui solo in alcune stagioni ed è giusto controllare perché potrebbero avere il permesso di soggiorno scaduto o comunque altre pendenze in corso. È caduto. Il controllo. Il controllo. Ah, scherzo. Chi dorme qua? Chi è? Tu? Sì. Non ne hai i documenti? Non è pronto adesso. Non è pronto. Vivono in condizioni igienico-sanitarie veramente molto molto precarie, condizioni in cui uno di noi, un italiano, non viverebbe mai. Dal punto di vista umano non meritano di stare in queste condizioni. Gente che viene da territori di guerra, territori poveri, hanno bisogno di lavorare e mantenere le loro famiglie in Africa. Possiamo definirli gli schiavi del terzo millennio perché comunque vengono sfruttati proprio per il loro stato di povertà e quindi utilizzati sia nei campi come manodopera a basso costo e anche dai clan per le attività illecite, soprattutto per l'attività di spaccio. Cos'è hashish? Hashish?